cuori, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Domenica pomeriggio da prendere lenta, soprattutto perché fuori ci saranno qualcosa come 38 gradi, non sto scherzando. This girl, questa, ha bisogno di andare in vacanza. È arrivato il momento di andare in vacanza. E invece, mancano ancora 10 giorni lavorativi. Li conto, perché non ne posso più. Ad agosto dovrebbe esserci una legge che dice che bisogna stare spiaggiati. Spiaggiati, vabbè, in montagna, insomma, da qualche parte. Tra l'altro agosto è domani, quindi sarebbe proprio l'ideale. Comunque, visto che ormai facciamo finta che manchi poco, anche se mancano 2 settimane per le mie vacanze, parliamo della mia TBR estiva, dei libri che vorrei leggere quest'estate. Quindi anche se l'estate in realtà è già cominciata da un po', io ho qui una bella piletta di cose che vorrei portare con me in Sicilia. Io vado in Sicilia il 16 di agosto, perché prima era proibitivo, però adesso fino a settembre faccio un po' di smart working anche lì, e quindi alla fine starò via 3 settimane, ecco. E questi sono i libri che vorrei portare con me in vacanza. Non so se avete notato la mole. Possiamo dire che siamo tutti dei gran sopravvalutatori di quanto leggeremo quest'estate? Ma magari riesco a leggerli tutti, chissà. Comunque, diciamo che il libro della mia estate, anzi i libri della mia estate, conto che siano 2. Uno è un mattoncino nonché romanzone familiare, che è I Buddenbrook di Thomas Mann, che voglio leggere penso da una vita e mezza, e perché non leggerlo quest'estate? Più che altro perché mi sono resa conto che ho proprio bisogno di un romanzone classico, coinvolgente, comunque ricco di quelli che poi ti rimangono impressi, diciamo, dentro, come lo era stato per esempio Il Conte di Montecristo nell'estate del 2019, come era stato Via col Vento nell'estate del 2020, di cui trovate anche il vlog, uno dei primi vlog che ho fatto sul canale. L'anno scorso non ho preso in mano un classicone, in realtà ho preso in mano quello che secondo me può essere chiamato un classico moderno, che è Infinity Jest di David Foster Wallace, ma lì siamo più sul filone impegnativo. Io d'estate tendo ad andare e a leggere o classiconi super coinvolgenti e comunque classiconi di un certo spessore, come può essere I Buddenbrook di Thomas Mann, oppure vado su libri molto impegnativi. E il secondo libro che vorrei leggere quest'estate è I Detective Selvaggi di Bolaño. L'ho detto all'inizio dell'anno, quest'anno io mi leggo Bolaño. Non so neanche bene che cosa aspettarmi, perché conosco le premesse ma non so proprio cosa aspettarmi, perché se è come Infinite Jest, oddio, non è stata proprio una passeggiata, nonostante sia diventato uno dei miei libri preferiti. Però in realtà è il suo stile, lo stile di Bolaño, secondo me è molto diverso da quello di Wallace. Quindi non so bene cosa aspettarmi, ma sono molto curiosa di conoscere Bolaño. Comunque andiamo con ordine, partiamo dai Buddenbrook. Di cosa parliamo? Classicone di un autore tedesco, primo romanzo di Thomas Mann, pubblicato nel 1901, racconta la decadenza di questa famiglia borghese che sono appunto i Buddenbrook. Io non ho mai letto niente di Thomas Mann, tra l'altro. So che ha scritto anche La Montagna Incantata, anche quello mi incuriosiva, però preferirei partire dai Buddenbrook perché io ho un debole particolare per i romanzi familiari, quindi why not? Tra l'altro sembra anche un romanzone intergenerazionale, perché seguiamo 4 generazioni di questa famiglia, che sono appunto i Buddenbrook, che fanno parte della borghesia mercantile di Lubecca. Opera di ispirazione autobiografica, questo romanzo, capolavoro della letteratura europea, esprime compiutamente la concezione estetica e politica dello scrittore tedesco, il suo rimpianto per una mitica e solida borghesia, la coscienza della crisi di un mondo e di valori destinati inesorabilmente a scomparire. Super curiosa, tra l'altro quando ho espresso la mia idea di leggere i Buddenbrook quest'estate mi avete scritto in tantissimi, dicendomi è un romanzo meraviglioso, quindi ve lo giuro, mi avete proprio creato hype. E vorrei fare anche un reading blog su questo libro, quindi se vi interessa fatemelo sapere. Volevo fare un reading blog in realtà anche sui Detective Selvaggi, ma siccome l'anno scorso, quando ho tentato di farlo su Infinite Jest, è stato un big mess, infatti non l'ho mai pubblicato, perché in realtà è troppo frammentario, è troppo per poterne parlare a tappe. Io stessa non sono neanche riuscita a parlarne dopo averlo finito, perché ho avuto proprio bisogno di un sacco di tempo per metabolizzare la portata giganormica di quello che avevo letto. E quindi magari faccio anche un reading blog sui Detective Selvaggi. Nel caso, fatemi sapere nei commenti, ditemi nei commenti di quali dei due preferireste che facessi un reading blog. Passiamo adesso comunque a
parlare dei Detective Selvaggi per quel poco che ho capito. So che è un romanzo senza genere, è uno di quei romanzi multiforme, proprio perché l'ambizione di Bolaño attraverso i Detective Selvaggi è quella di offrire nuove forme di narrazione, quindi un po' mescolare le carte di quello che è lo scenario sudamericano. Quello che so è che è narrato sotto forma di diario e seguiamo fondamentalmente due poeti, che sono i protagonisti dell'opera, che vogliono rivoluzionare a Città del Messico, quindi in Messico, la poesia sudamericana degli anni 70. Creano quindi questa nuova corrente letteraria che è il real visceralismo, e così facendo si crea questo gioco con il lettore, comunque si crea un romanzo e un'opera che può avere diverse letture. Non vedo l'ora di cimentarmi, sono super curiosa di conoscere Bolaño, di leggere questo libro, non vedo l'ora, perché ho il sentore che mi piacerà tantissimo, quindi faccia felice insieme a Bolaño. Cheese! Poi vabbè, Adelphi non ci dice niente su quello che è la trama, ma molto probabilmente perché non importa quale sia la trama. Io, sentendo quella, mi sono fatta un'idea. Quello che dice qua Adelphi nel retro è: leggendo i Detective Selvaggi si ride, ci si infastidisce, ci si commuove, si ha paura, ci si annoia, si soffre, ci si sente persi, si prova ansia, si sogna, si crede che possano esistere ancora passioni estreme, ci si illude che la poesia abbia senso, si pensa che niente abbia senso, si crede che tutto sia vano e ci si convince che vivere sia meravigliosamente insano. Dove si trova qualcosa del genere nei romanzi degli ultimi 30 anni? Da nessun'altra parte c'è il caos logico di Bolaño, da nessun'altra parte i poeti sono i Detective Selvaggi della vita. In nessun altro scrittore di oggi la letteratura è così grandiosamente allegra e disperata. Conquistata. Quindi, partiamo dal presupposto che questi due saranno sicuramente i libri delle mie vacanze. Mi porterò anche altri due libri, perché just in case. Il primo è Denti Bianchi di Zadie Smith. Lei è sempre citata quando si parla di realismo isterico, a cui appartengono David Foster Wallace e... come si chiama? Oddio... Jonathan Franzen, ho fatto dimenticarlo comunque. Lei è sempre citata insieme a questi scrittori che sono praticamente la mia comfort zone, sono dei scrittori che mi piacciono tantissimo e che, di cui non ho mai abbastanza. Quindi sono molto curiosa di leggere Zadie Smith, soprattutto quest'opera Denti Bianchi, e spero che sia veramente come Jonathan Franzen e David Foster Wallace, perché così almeno posso leggere qualcosa di simile. Mi aspetto qualcosa di pazzo, mi aspetto qualcosa di fuori di testa, di isterico appunto, e non vedo l'ora di conoscere Zadie Smith. Vediamo se riesco a leggerlo proprio quest'estate, nel senso durante le vacanze, oppure se dovrò rimandarla a settembre senza averla letta però. Cioè, la verità è che quest'estate in realtà vorrei anche vivere, diciamo, mettiamola così. Vorrei anche dedicarmi a passare del tempo con le persone che non vedo mai, e quindi ovviamente leggerò, perché leggere è parte di me, è parte della mia vita, ma non voglio nemmeno settarmi degli standard, non degli standard, degli obiettivi troppo esagerati, diciamo, o comunque troppo rigidi. Quello che riesco a leggere, riesco a leggere. L'importante è che io finisca i Detective Selvaggi, perché penso che non succederà più di avere quello spazio mentale per dedicarmi a un'opera multiforme e che comunque richiede una lettura molto attiva, se non d'estate. In ogni caso, se tutti questi mattoni dovessero diventare too much, mi porto anche una lettura che mi sembra essere un po' più leggera, nonostante appunto il tema un po' drama, che è Dolce Nero di Charmaine Wilkerson. Questo è un romanzo familiare, tra l'altro è un best seller del New York Times e l'ha citato anche Obama nella sua summer reading list. Lui ha veramente buon gusto. Qui è stato portato in Italia da Sperling, da Frassinelli, gruppo Sperling, che come sempre fa un lavoro di cura editoriale senza precedenti, veramente, io li adoro, e pubblicano un sacco di cose interessanti. Anche la copertina, guardate che bella, super super bella. Qui siamo nella California contemporanea, muore Eleanor, lascia due figli, e nel morire, diciamo, gli lascia in eredità due cose: da una parte una ricetta per un dolce nero, appunto una torta nera, e dall'altra parte un messaggio vocale in cui gli svela un segreto. I figli di Eleanor non si parlano più praticamente, hanno un legame molto affievolito con il tempo, e però si ritrovano in un certo senso insieme e legati insieme da questo messaggio vocale, che li spingerà a fare i conti con quello che questo segreto rappresenta per le loro identità, le loro radici e soprattutto il loro legame. Nel caso in cui io stupisca me stessa leggendo molto più di quanto mi aspetto, posso sempre
attingere dalla libreria che ho giù oppure dalla libreria del mio amico Alessio che me la mette sempre a disposizione. In ogni caso, questi sono i miei programmi per l'estate. Come ho già detto, non voglio strafare, sto tentando disperatamente di non automettermi ansia con degli obiettivi irraggiungibili o comunque con degli obiettivi molto serrati. Voglio dare priorità ai detective selvaggi e leggere quanto più possibile, ma secondando i miei ritmi, rallentando i pensieri e rallentando anche la lettura. Ok, questo è tutto. Io vi auguro buone vacanze nel caso in cui appunto siate in procinto di partire, o buon rientro nel caso in cui quando uscirà questo video voi siate già rientrati. In ogni caso, io non vedo l'ora di andare in vacanza e vi mando un grande bacio. Ciao!